Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video qui su Light Movies con un'interessantissima novità. I vicini non stanno facendo casino mentre giro un video. No, battuta a parte, la De Agostini mi ha inviato questi tre bellissimi caschini di Star Wars e mi ha gentilmente chiesto di parlarvene. Io lo faccio molto volentieri perché secondo me sono davvero davvero carini. Allora, si tratta di una collana che comprende ben 50 caschi. Così a memoria non ricordo quanti personaggi ci stanno i caschi in Star Wars. Sì che comunque conosco piuttosto bene la saga, eh. Non so, vi dico prima come si fa ad averla o vi parlo prima dei caschini? No, vi dico prima come si fa ad averla. Allora, se cliccate sul link in descrizione potete abbonarvi a questa bellissima raccolta di 50 caschi che non vi arriverà ovviamente tutta insieme, tutta in una volta. Dicevo, ogni caschino vi arriverà corredato di un fascicolo che parlerà del personaggio stesso, del casco che vi arriva. Quindi, non so, il primo fascicolo sarà quello di Darth Vader. Avrete il caschino di Darth Vader col suo bello stand per metterlo su una bella mensolina. E in più avrete, oltre il collezionabile, anche uno sfogliabile che vi... darà accesso alle caratteristiche del personaggio, della sua armatura, delle armi, degli accessori, eccetera eccetera. Una cosa secondo me molto carina, molto collezionabile. Io sapete che sono molto appassionato dei collezionabili, quindi è una cosa che non solo ho gradito molto ricevere, ma penso di gradire di andare avanti anche a fare. E mettendo il codice Star Wars _ special tutto maiuscolo avrete accesso a dei regali in esclusiva se vi abbonate entro il 16 gennaio 2020. Quindi cliccando sul link in descrizione con il codice sconto, chiamiamolo sconto, in realtà è un codice regalo, Star Wars _ special, se vi abbonate entro il 16 gennaio 2020 avrete la USB card di Star Wars, e se pagate con carta di credito o PayPal non solo le spese di spedizione saranno gratuite, quindi vi verranno azzerate, ma avrete anche il caricabatterie portatile di R2D2 come regalo supplementare. Secondo me è una cosa veramente fantastica, spero di non aver dimenticato nulla, perché sennò mi chiamerà la Di Agostini ti sei dimenticato di dire quello. Ci avranno ragionissima, perché ovviamente loro gentilmente mi hanno fatto omaggio dei caschi, ma mi hanno chiesto però di come anche come ottenerli, perché sennò ti riprendiamo il regalo. No, scherzo, non me l'hanno detto quello. E allora partiamo col casco di Darth Vader. Secondo me è molto carino. Io adesso non ho l'autofocus, quindi se faccio così penso che si vada a sfocare, però provo, quasi quasi faccio una ripresa molto ravvicinata del casco. Una cosa interessante è che dietro l'elmo sotto si vede un pezzo del reveal, cioè il casco del Ritorno dello Jedi, con la classica forma a colletto con tutte le cose meccaniche dietro che gli chiude il collo dietro, no? È molto carino, secondo me, bello, ben fatto, ed è anche molto elegante, perché comunque poi gli si può mettere il suo... sua plastica che lo chiude. Una cosa bella è che, se per quanto ovviamente dia un effetto un po', come si può dire, non costoso, però beh, normalissimo, perché è una cosa comunque che normalmente queste cose si trovano in edicola, ma online non è che faccia molta differenza. Ovviamente sono cose di plastica, ma la cosa, secondo me, il vantaggio del fatto che siano di plastica è che se vi cadono al massimo si scheggiano un pochino, ma non si rompono, e per me questa è una cosa che ho sempre apprezzato. In realtà per me non è mai una questione di costo, è sempre una questione di praticità. E no, questo è il primo che vi arriva. Il secondo che vi arriva è quello di Boba Fett. Per me Boba Fett è strepitoso, cioè la replica di Boba Fett è strepitosa, perché anche la plastica, anche questo ovviamente è fatto di plastica, però simula molto la resina, cioè proprio ha l'opacità della resina. La replica del fatto che, non so, dell'effetto rovinato, ecco, non mi veniva in mente il termine, dell'effetto rovinato del casco, secondo me è molto 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 ben fatta. Sapete che io faccio parte di un gruppo di costuming di Star Wars, quindi diciamo che sui costumi sono molto molto afferrato, e devo dire che questo caschino di Boba Fett è veramente qualcosa di strepitoso, piccolino ma strepitoso. E dunque, anche questo qui nel suo elegantissimo scatolotto, e lo Stormtrooper, che vediamo subito se è uno Stormtrooper, perché ricordatevi ci sono anche i Sandtrooper. Allora, dovrebbe essere sporco ovviamente se fosse un Sandtrooper, però questo qui no. Questo qui è uno Stormtrooper stunt, perché si vede dal fatto che ha 4 dentini al posto che 3. La versione Hero, che è quella dei caschi che nel film utilizzavano per fare le riprese ravvicinate, mi pare che ce ne fossero pochi, tipo massimo 5 credo, tutti gli altri erano stunt. Si differenziano appunto dalla versione Hero per il fatto che hanno questi 4 dentini, mentre la versione Hero ne ha
solo tre, ma non solo quello, in realtà ci sono anche piccoli dettagli che cambiano tra i loro stunt, però già da quello subito occhio si capisce che questo è un casco stunt, che sono diciamo quelli più che si vedono di più a schermo, soprattutto in episodio 1, che poi in realtà è episodio 4, scusatemi, ho fatto un po' di confusione, episodio 1 è meglio non ricordarselo, no scherzo ovviamente, però poi la Disney mi uccide, più la Lucasfilm che la Disney, perché episodio 1 l'avevano fatto ancora sotto la Lucasfilm, Disney ancora con episodio 1 non c'entrava niente. Molto carino anche questo e apprezzo veramente tanto che sotto ci sia il logo, cioè il logo, il nome, vedete, non so se si riesce a vedere, Stormtrooper sulla parte, la base in plastica. E che dire, io sono veramente stato contento che la D'Agostini mi abbia dato questa possibilità, perché adesso capisco anche la manovra, perché effettivamente anche avendomeli mandati gratis adesso mi ha fatto venire voglia di andare avanti a fare questa cosa, perché io c'ho proprio la febbre di Star Wars che sta venendo fuori, perché io già al 18 sarò già lì a vedere il film e penso che l'unico modo per placare la febbre sia fare queste cose qui, cioè guarda, avere, circondarmi di roba di Star Wars, tutto quello che ha a che fare con Star Wars, quindi sono curioso di vedere soprattutto questa cosa di 50 caschi, perché porca miseria, io cerco di immaginarmi i personaggi con i caschi, non riesco ad arrivare a 50, eppure ripeto, e sì che Star Wars lo conosco molto bene, va bene, c'è il pilota del caccia, ci sono tutti i ribelli, quindi c'è il pilota dell'X-Wing, che mi pare che sia il quarto, poi che arriva, il pilota dell'X-Wing, c'è la Royal Guard dell'Impero, c'è il caschetto quello del Ritorno dello Jedi, di quelli che vanno sul Land Speeder, c'è il casco del Biker Scout, poi non so, i Tusken Rider, la maschera che hanno, si può identificare come un casco, non lo so. Cavolo, sono tanti 50, porca miseria. Vabbè, curioso, adesso sono curioso di vedere come usciranno, cosa faranno, non ho molto curioso. E se vi piacciono, ripeto, come abbonarvi, andate sul sito che vi metto in descrizione, con il codice Star Wars _ special avrete accesso a determinati sconti, se sconti, regali, io dico sconti, in realtà sono regali, scusatemi, perché io mentre codice sconto, perché ovunque andate il codice si chiama sempre codice sconto, anche se poi in realtà vi dà regali, però è più giusto dire codice regalo, se vi abbonate online entro il 16 gennaio 2020, oltre ad arrivarvi ovviamente i caschi, non tutti insieme certo, avrete la possibilità di ricevere anche la USB card, e se vi abbonate tramite PayPal o carta di credito, non solo azzererete le spese di spedizione, quindi ottenendo ulteriore sconto, perché comunque spendere in spedizione è comunque un costo, ma anche la possibilità di avere la pennetta ricarica di R2D2, e quindi secondo me ne vale veramente la pena. E niente, per questo video è tutto, ci sentiamo al prossimo e vi ringrazio e siate contenti che questa qui è stata la mia prima pubblicità sul canale. Era una cosa che mi ero dato come goal dopo 6 mesi, ho detto quando apro il canale dopo 6 mesi dovrò già ottenere la mia prima possibilità di fare il mio primo product placement, ok? 4 anni e mezzo diciamo, ci sta, no? Data bene? Va bene, per questo video è tutto, vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo.